Tokyo 2020 diventa Tokyo 2021 e il rinvio delle Olimpiadi si trasforma in un'opportunità in grado di regalare un bene prezioso quanto necessario per un atleta a caccia di punti per la qualificazione. Paola Piazzolla non ha dubbi, nel bicchiere dello sport che lentamente e progressivamente si svuota, la canottiera tesserata per le Fiamme Rosse vede al futuro come un momento per allenarsi, seppur cambiando modalità e spazi. Era e resta un mio obiettivo, sì. La mia era, diciamo, una corsa contro il tempo, perché in pochi mesi, per poter andare alle Olimpiadi in pochi mesi avrei dovuto dimostrare di esserne appunto all'altezza e di essere fra le prime due atlete più forti d'Italia, quindi sarebbe stata una sfida quasi impossibile. In un momento delicato per l'Italia, la 23enne Barlettana ha raccontato la sua nuova programmazione, distante dall'acqua e dalla vasca, con tanta palestra e allenamenti homemade. Per me non è cambiato molto perché continuo ad allenare tutti i giorni, 2 volte al giorno. Il programma di allenamento è sempre lo stesso. Ovviamente la corsa non posso farla, ma faccio altro che possa sostituirla. A parte il grosso handicap di non poter scendere in barca. Psicologicamente è molto pesante perché allenarsi sempre solo sul remergometro per noi non è molto bello, però al tempo stesso mi ritengo molto fortunata perché ho la possibilità di allenarmi bene, perché in questo modo mi alleno bene anche in questa situazione, diciamo, assurda. La nuova stagione di Paola Piazzolla era partita molto bene, come i 3 titoli italiani conquistati tra novembre e gennaio dimostrano. Ora è il momento di attendere, pronta a rispondere presente ai nuovi appuntamenti in un calendario di competizioni svuotato e in stand-by. Hanno annullato tutte le gare che erano in programma, almeno da qui a maggio. Stiamo aspettando che la FISA ci dia la Federazione Internazionale di Canottaggio ci dia ulteriori indicazioni e poi la Direzione Tecnica Italiana farà un programma di nuove gare, credo, per l'autunno. La 4 volte campionessa del mondo di canottaggio, una senior e 3 under 23 e 11 volte campionessa italiana, di cui 8 a livello assoluto, vuole però suggerire l'ottimismo come via d'uscita dall'emergenza sanitaria. Così il modo più idoneo per proiettarsi al futuro resta quello di immaginare il giorno in cui salirà di nuovo in barca. Io non vedo l'ora di poter tornare in barca, cerco di restare positiva in tutti i modi perché questo è l'unico modo per affrontare gli allenamenti lontani dalla mia barca.